Ciao ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video. Beh, avete visto dove mi trovo? Sono qui all'abbazia di Santa Maria a Piedichienti, una delle famose abbazie della Val di Chienti, di cui ho anche già girato un video che vi metto qua il link se lo volete vedere. Oggi è 10 luglio 2022. Sono partito questa mattina da Numana per fare un giretto in bici nell'interno del Maceratese. E ecco, sono qua, starò via qualche giorno, pochi giorni, un breve ciclo viaggio di pochissimi giorni, niente di avventuroso, niente di speciale, però è per me comunque un viaggio anche abbastanza importante perché vorrei testare come si comporta la bici elettrica durante un viaggio di più giorni. Qui con un bel carico dietro, due borsoni abbastanza vecchiotti, scoloriti dal sole per i lunghi viaggi che ha fatto, la tenda, ciaffettini vari. E vediamo un po' come si comporta. Bene ragazzi, ora partiamo, proseguiamo il viaggio e venite con me che vedremo anche come si comporta sia la bici che il ciclista. Ciao e a dopo. Che belle queste strade senza traffico in mezzo alla campagna. Molto rilassante pedalare in queste condizioni. San Claudio, 1,5 km. Ciao. Ecco San Claudio là, che si intravede già in lontananza. Eccoci qua arrivati all'abbazia di San Claudio, dove aleggia un mistero secondo il quale una leggenda dice che qui sono sepolte le spoglie addirittura di Carlo Magno. Bene, ad Abbadia di Fiastra dopo 62 km ci sono arrivato. Solo che pensavo che una domenica di luglio, 10 luglio, con un tempo splendido così, fossero tutti al mare oggi. Invece qui è strapieno di gente. Ci sono dei matrimoni, forse per quello.
abbadia di Fiastra, secondo me la più importante abbazia della Val di Chienti. Ragazzi, qui a un paio di chilometri di distanza da Abbadia di Fiastra ci sono i resti di un'antichissima città romana che si chiamava Urbs Salvia e da cui deriva il nome attuale di Urbisaglia, e questo è l'anfiteatro. Poi ci sono anche altri resti. Adesso saliamo su a Urbisaglia, che ovviamente sta in cima a una salita. Urbisaglia, bandiera arancione del Touring Club italiano. Ah, mappete che salita, oh. Meno male la bici elettrica, sennò qui tutta a piedi l'avrei fatta, con sto caldo poi. Ed ecco che entriamo nel centro storico di Urbisaglia. Attraversando Porta Vittoria. Ecco, guardate quanto è bella ed imponente questa rocca. Bellissima. Castello dell'Arancia. Un'altra perla che c'è in questa zona, nelle vicinanze di Abbadia di Fiastra, è questo, il Castello dell'Arancia, che sta un po' a metà strada tra l'Abbadia di Fiastra e Tolentino. Eccolo qua. Tolentino. Beh ragazzi, ma in Italia quanti ponti sono stati dedicati al diavolo? E poi tutti con la stessa leggenda, Anche Tolentino non è da meno, perché questo è il ponte del diavolo di Tolentino. Eccolo qua. Sono ripartito da Tolentino e mi sto dirigendo di nuovo verso Abbadia di Fiastra. Eh sì, è perché questa mattina, quando sono arrivato lì ad Abbadia di Fiastra, avevo deciso di pernottare lì, che tra parentesi non ci sono campeggi. Io ho portato la tenda, ma campeggi lì non ce ne sono, e allora farò il sacrificio di dormire in una stanza con un letto vero presso la foresteria dell'abbazia. E avrei voluto fare un salto nel centro storico di Tolentino, ma non ho fatto in tempo perché mi si è fatto tardi e devo rientrare, non vorrei rientrare troppo tardi. Vabbè, Tolentino sarà per un'altra volta. Però il giro finora è andato benone, direi. Da questa mattina che sono partito alle 6:50 da Marcelli, Numana praticamente. E eccomi qua. Adesso tra circa mezz'ora, anche un po' meno, dovrei essere di nuovo ad Abbadia di Fiastra. Questa insomma è una bella salita che riesco comunque a superare agevolmente grazie alla bicicletta elettrica, che sì, vabbè, d'accordo, non è una vera bicicletta, ma sì, balà. Però salite con certe pendenze anche oltre il 20%, e chi con la bici tradizionale e con i bagagli sopra, poi
Figuriamoci. Ma che bei paesaggi poi. Si sta bene. Aria fresca. C'è un po' di venticello contrario che magari se fosse venuto da dietro sarebbe stato meglio, però vabbè. Ho raggiunto appena adesso i 100 km da questa mattina senza mai ricaricare la batteria, ed eccoci di nuovo ad Abbadia di Fiastra come prima giornata di questo breve cicloviaggio. Direi che è andata benone, sono proprio soddisfatto sia della bicicletta che anche del ciclista. Per quanto riguarda la batteria, ecco qua il risultato. Praticamente ho percorso 104,56 km come autonomia, quella con la modalità turbo, che è la modalità che dà la massima assistenza ma è anche quella che consuma di più, mi dà ancora 18 km di autonomia. Con la modalità sport 21 km, con la modalità tour 24 km e con la eco, che è quella che consuma meno batteria però è quella anche con cui si fatica di più a pedalare, mi dà ancora 38 km. Non male, direi, dai. Bene ragazzi, il video è finito. Se vi è piaciuto mettete un like, ma soprattutto restate sintonizzati su questo canale perché seguiranno altri video di questo viaggio con le bike. Ciao e alla prossima!